Non avevo altra scelta che fidarmi ciecamente. Non c'era modo di scoprire su quale epoca fosse sintonizzata la macchina, né possedevo le conoscenze o i mezzi per regolarla. Esitai solo un istante. Quindi azionai il comando e mi gettai nell'oblio, affidandomi alla mano e testa. Al di là di ogni speranza, contro ogni probabilità, sembrava che la macchina mi avesse inviato proprio nell'epoca desiderata. Infatti, quelle erano bandiere dei Sarafan, mentre i vampiri dovevano essere le vittime della loro crociata. Era una coincidenza troppo grossa per essere semplice opera del destino, ma non potevo sapere se fosse stata organizzata da Mobius o da qualche altra influenza. Se Janos Odron era ancora in vita, l'avrei trovato. Ma ero pronto ad altri inganni e deciso a procedere con cautela. Dopo le carneficine della crociata di Mobius, quel massacro era ancora più terrificante. Le uccisioni dei Sarafan testimoniavano una metodica spietatezza, il freddo fanatismo dei veri credenti. Finalmente, potei vedere i miei antichi fratelli d'arme in carne e ossa. I sacerdoti guerrieri dell'ordine Sarafan, le cui vite erano dedicate a stroncare la piaga dei vampiri. Anche se confesso di avere provato desiderio e struggimento per la perdita della mia antica virtù, non li guardai con la riverenza che prima sentivo. Prima, infatti, avevo scoperto il volto umano dei vampiri, mentre ora vedevo la mostruosità di quegli uomini. Protegetemi!
Dopo un lungo viaggio, ero finalmente giunto alla soglia dell'illuminazione. Quello, infatti, era il rifugio montano di Janos Odron nella sua antica gloria. Lo sconvolgimento che un giorno l'avrebbe fatto crollare non si era ancora verificato. Anche se non avevo la certezza che Janos fosse ancora vivo, tutto prometteva bene. Secondo me, il crollo del rifugio era successivo alla scomparsa dell'antico vampiro. C'era solo un ostacolo. Come raggiungere il balcone sospeso a quell'altezza vertiginosa, irraggiungibile? Quella era opera di creature alate, mentre le mie ali, lacere e rovinate, non potevano servirmi a nulla. Avrei dovuto escogitare un altro modo per entrare nella montagna.
scoprii che la montagna era cava. All'interno trovai gli svettanti edifici che portavano l'impronta dei loro creatori. Anche quei balconi e quelle gallerie erano raggiungibili solo da creature capaci di volare. Le mie lacere ali nulla potevano fare in quel torreggiante labirinto. L'obiettivo della mia ricerca era vicino, ma inavvicinabile. Proprio lì, alla sommità della camera, c'era la soglia che sicuramente mi avrebbe condotto al grande vampiro in persona. Non sapevo se Jano Sodron fosse il mostro raffigurato nella fortezza, oppure una delle nobili creature immortalate fra le rovine degli antichi vampiri, né mi interessava saperlo. Angelo o demone, solo lui aveva la chiave del mio destino.
Thank you.
Diano Sotron. Dopo tanti anni, mi scalda il cuore sentire pronunciare il mio nome senza disprezzo. Reziel, figlio mio, che ti hanno fatto? Sono stato trascinato all'inferno e sono tornato, e tutto sembra per giungere a questo istante, ma non so ancora perché. Per migliaia di anni ho atteso qui, da solo, perdendo la fede. Ai tempi del legame, vennero eletti 9 guardiani per servire i pilastri. Io venni chiamato come 10° guardiano, il custode della mia editrice, l'arma della nostra salvezza. Con il tempo, la nostra razza scomparve. Alla fine rimasi io solo. Resistevo soltanto per il mio obbligo verso di te e per custodire la lama. E gli altri 9? Perché loro non restarono ligi al dovere? Non lo so. Mentre la nostra razza spariva, gli uomini prosperavano. Nel corso dei secoli ho visto la nostra storia trasformarsi in mito fino a sparire del tutto. Gli uomini ci hanno totalmente dimenticato e hanno reclamato i pilastri senza sapere nulla del loro vero scopo. Per loro io sono solo un diavolo, il capostipite dei vampiri che li tormentano. Ma allora perché i pilastri hanno chiesto guardiani umani se avrebbero dovuto essere serviti da vampiri? I pilastri scelgono i loro guardiani fin dalla nascita, Reziel, e i vampiri non nascono. È questo il fulcro del dilemma, ed è anche una tremenda ironia. Nella loro caccia ai vampiri, i membri del cerchio assalirono gli stessi artefici dei pilastri che avevano giurato di servire. Sono finiti su un sentiero infido. Con ogni vampiro che uccidono, gli umani si tagliano la gola da soli. Oh. Sanno che sono quassù, fuori dalla loro portata, e ciò li terrorizza. Puoi vedere come ostentano le loro vittime per tormentarmi, o forse solo per attirarmi fuori. Sono mossi dalla stupida idea che distruggendo me riusciranno ad eliminare la nostra intera stirpe. Per fortuna non siamo così fragili. Ne ho visti radunare le forze nel villaggio, laggiù. Sì. Non so che cosa stiano tramando, ma credo che ormai ci resti pochissimo tempo. Sembra che l'umanità ti abbia dato solo tormento e dolore. Devi odiarli. Loro temono ciò che non capiscono e disprezzano ciò che temono. Però no, io non li odio. Vorador invece sì. Lui ha sofferto molto, non li può perdonare. Dovrebbero essere perdonati? Non capiscono ciò che stanno facendo. Sono semplicemente non illuminati e manipolabili con facilità. Allora, tutto ciò che mi hanno detto Cain e Vorador è vero. Io sono veramente una specie di empio messia dei vampiri. Empio? No. Messia? Forse. Non mi piace la parola. Puzza di martirio. Reziel, il tuo ruolo nel destino di questo mondo è ancora più cruciale e benevolo di quanto tu voglia ammettere. Il tuo viaggio non sarà facile. Forze oscure sono alleate contro di te. Ma lo saprai già. Sembra che tu sia stato messo crudelmente alla prova. Il legame deve essere protetto, Reziel. I pilastri sono la serratura. E la mietitrice è la chiave. Sì. La mietitrice è qui. Perché non sento nulla? L'arma più formidabile mai forgiata dai nostri fabbri. Hanno dotato la lama di energia vampirica, dandole il potere di risucchiare il fluido vitale dei nostri nemici. Quando Janos mi mostrò la lama, fui afferrato da un inspiegabile senso di terrore, più palpabile di qualsiasi altra cosa avessi mai provato prima.
Ero un tempo respinto dall'orrore e irresistibilmente deciso a toccare la lama, a prenderla. Ti prego, allontanala da me. Temo che tu sia stato seguito. Devi salvarti, Rethiel. Janos, no! Il mondo mi turbinò furiosamente intorno. Poi mi scoprii trasportato lontano dall'agguato in una camera adiacente. Janos mi aveva salvato dai Sarafan, rischiando generosamente la sua integrità per proteggere la mia vita. Ma temevo che il mio nuovo mentore sarebbe stato trucidato dai crociati che avevo onorato fino a poco tempo prima. Che ironia agghiacciante. Con orrore capii che Mobius mi aveva abbindolato sin dall'inizio. Infatti i Sarafan avevano solo dovuto seguire la pista che io avevo stupidamente aperto ed erano giunti brandendo l'asta di Mobius. Così armati avevano Janos in loro potere. Sentivo il combattimento attraverso la porta. Distava meno di 10 passi, ma potevano essere anche 1000 miglia, perché la barriera era bloccata da forze elementali che non ero in grado di controllare. A quanto pareva, Janos mi aveva mandato nel cuore del santuario del fuoco. Se fossi riuscito a galvanizzare la forgia e a impregnare la mietitrice in tempo, pensai, forse avrei avuto una piccola speranza di salvare Janos dal suo orrendo destino.